Allora, buonasera, abbiamo qui con noi Claudio Vitiello, migliore in campo del Napoli, che batte 3-2 Jay Collins ai playoff e passa in semifinale dove affronterà il Real Corso. Allora Claudio, una partita tiratissima, si è andati due volte in svantaggio, poi diciamo avete giocato col gioco, avete legittimato questa vittoria che è arrivata grazie alla rete di Mario nei minuti finali. Sì, la partita era tosta, erano avversari veramente forti, tengono da ridire sull'arbitraggio, ma sinceramente non ho visto niente di scandaloso, anzi è stato un 6 pieno l'arbitro, ha sbagliato a noi, ha sbagliato a chiedere qualcosa a loro, niente, partita tosta, no, bella partita, Mario poi ha fatto il gol finale, ce la siamo meritata, un po', ma ce la siamo meritata. No, ma loro vi hanno beffato due volte in contropiede perché proprio per il vostro tipo di gioco, cioè che giocate nella metà campo avversaria, sì, vi sbilanciate quando sì, perdete palla, però alla fine paga giocare sì, bene. Sì. Cerchiamo di fare un grande possesso palla con giocatori che comunque possono farlo, come Riccardo Castellano, Gianni Criscuolo, anche se sinceramente non mi aspettavo di avere una squadra a trazione offensiva, diciamo, perché stava Giovanni, ma saliva sempre, quindi... Sì, vabbè, se ce la fa. Mi ha sorpreso, sì. Ultima cosa, parliamo della tua prestazione personale, diciamo, sei esentato dal costruire il gioco perché hai Sorrentino a fianco a te, però oggi le date di brutto. Oggi ho corso un po' di più perché quando c'è Peppe la faccio giocare di più a lui, la passo più possibile a lui. Però dai, ho giocato un po'. Però dimostra che quando ognuno fa il suo ruolo si gioca bene. Bene, sì. Ok, allora ti saluto, ti faccio i complimenti. Grazie, grazie. E in bocca al lupo per la semifinale. Va bene, credo. Conclusa SSC Napoli Atletico Mi Piaci, vittoria del Napoli per 5-1, siamo capitano dello Street. Allora, avete superato questo turno? Fortunatamente sì, siamo riusciti. Diciamo che nel totale delle due partite avete dato 13-4. È stato abbastanza semplice. Sembra di sì, dal risultato. Solo che arrivare agli ultimi 4 posti non ci abbiamo visto tanto. Sembra che in queste due partite non ci sono stati risultati dei gol, perché comunque anche gli avversari hanno giocato bene, hanno tentato di fare il gioco. Avete trovato l'organizzazione? Sembra di sì, sembra che siamo riusciti a organizzarci nel campo. Con due innesti, con Guido e con Atanasio, siamo riusciti ad avere qualcosa in più. Quello che ho notato è che comunque fin dal primo minuto non siete entrati, diciamo, sicuri della vittoria, avete giocato sin da sì, conoscendoci, diciamo, abbiamo cercato di giocare all'inizio, anche se i primi minuti abbiamo subito molto, forse per difendere un po' il risultato dell'andata siamo riusciti ad organizzarci più che altro in difesa, dove nella fase del torneo abbiamo avuto diverse difficoltà nell'impostare, in queste due partite siamo riusciti comunque a risolvere questi problemi, almeno per adesso. Vabbè, facci in bocca al lupo. Crepi. Arrivederci. Buonasera, abbiamo qui con noi Marco Netti, portiere del Maiana, e Daniele Di Paolo, bomber del Buff. Oggi scontro diretto tra le due squadre, già erano sicure il Buff del primo e il Maiana del secondo posto, però diciamo è la finale dell'anno scorso, quindi c'è sempre attesa. Finisce 1-1, quindi un pareggio che accontenta entrambe, anche se c'è un gol annullato al Buff dubbio. Anche un rigore. Dobbiamo fare giusto per l'altro. Rigore anche per infatti parlavamo adesso con cazzo. Netti. Allora, siete passati in vantaggio, poi avete subito questo rigore. Com'è sì, guarda, sfida equilibrata, come d'altronde è stata quella della finale dell'anno scorso, che poi è finita i rigori. Un pareggio che va bene così, peccato perché l'abbiamo portata... l'avevamo vinta alla fine, peccato così, spero di rincontrarli in finale. Daniele invece è autore del gol decisivo dell'1-1, dico un baffo che gioca ma non riesce a segnare, è arrivato questo rigore. Sì, vabbè, iniziamo col dire che, come ha detto Marco, è un pareggio meritatissimo per tutte e due le squadre. Il gol che abbiamo subito è stata una nostra disattenzione, perché non abbiamo visto l'uomo sulla fascia. Noi abbiamo avuto un rigore molto dubbio, lo dico anche io. Ho voluto dire rigore per smentirmi alla finale che Marco me l'ha parato, lo segnato. Ora abbiamo fatto 8 vittorie e un pareggio. Va bene così e speriamo che nei playoff non perdiamo mai la finale. Va bene, diciamo che sembra ci siano tutte le carte in regola per vedere di nuovo questa finale. Speriamo per entrambe le squadre, perché se lo meritano entrambe sarà una bella finale. Facendo gli scongiuri. Complimenti per Marco. Grazie. Complimenti a Daniele. Complimenti a te.
Buonasera, abbiamo qui con noi Marzano, portiere Regina di Cuori. Oggi abbiamo saputo l'altra semifinalista, che è proprio la squadra del portiere qui presente, che ha battuto per 2-1 nel finale i Marfella. Allora, non a caso abbiamo scelto proprio Marzano per l'intervista, perché è un ex diciamo anche dal dente avvelenato. Nonostante la papera nel primo tempo per il gol subito, poi si è rifatto nella ripresa e ha mandato a casa i suoi ex compagni. Allora Marzano, com'è stata questa partita? Diciamo che questa partita è stata giocata con una foga minore rispetto a quella scorsa, perché questa era una partita seria, una partita decisiva, e penso che con il dovuto rispetto per gli avversari questa sera ci siamo dimostrati davvero una grande squadra, capace di rimontare un risultato che si era messo davvero in una brutta situazione, e onore agli avversari che ci hanno davvero dato molto filo da torcere fino alla fine. È stata una bella partita, perché giocata bene da entrambe le squadre, nessuna diciamo meritava di uscire, forse il pareggio era più giusto. Ah sì, diciamo che gli episodi hanno caratterizzato la partita, e il gioco del calcio è fatto così, devi sfruttare al meglio l'occasione. Andando al di là della partita, le tue sensazioni mentre giocavi e adesso che li hai buttati fuori? Ma diciamo che dopo la papera nel primo tempo mi sono stupito del mio comportamento, quello di rimanere sempre concentrato, perché di solito non è così, però sono riuscito a trovare la concentrazione e a giocare una partita discreta dal mio punto di vista. E volevo fare un piccolo diciamo accorgimento sulla dichiarazione della settimana scorsa su Maiellaro. Sapete benissimo che siamo amici di tutti i giorni, possiamo solo dire che il portiere è senza dubbio impressionante, nulla da dire sul portiere. Da ricordare la parata sulla rovesciata di Maniero, gioca in Serie B. Diciamo che siamo stati fortunati, dai. Ora, prima di chiudere, se vuoi lanciare un messaggio ai tuoi ex compagni che adesso sono usciti e tu giocherai questa semifinale col Merolla? Ma io li invito a tifarmi senza rancore, ma penso che questo sicuramente lo faranno, anche se ci saranno dei piccoli sfottò. Però penso che la partita successiva a questa sarà davvero importante per noi, e la dedicherò anche a loro in caso di vittoria. A volte il destino è buffo, perché tu per caso ti sei trovato con Regina di Cuori, che è una squadra a cui serve il portiere, due partite giocate, tutte e due contro i tuoi ex. Ah sì, diciamo che ex o non, non ci sarebbe stata la differenza. Io gioco le partite come se fossero le ultime, e quindi penso di dimostrare sempre sul campo una certa professionalità. Penso comunque che ci siamo divertiti anche stasera, e spero continui così questo torneo. Ok, allora ti saluto, ti faccio i complimenti e in bocca al lupo per la partita con il Merolla Group, che ti servirà assolutamente. Da domani dopo.